Ascolti, c'è posta per te, vince con ti può sorridere, ecco perché. Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 14 gennaio 2023. Seconda vittoria consecutiva per C'è posta per te 2023. Anche sabato 14 gennaio il People Show di Maria De Filippi ha vinto la sfida degli ascolti TV. A seguire le varie storie di tradimenti, malattie e faide familiari sono state ben 4. 895.000 telespettatori con il 30-35% di share. Niente da fare per Tagli e Quagli di Carlo Conti, che però è cresciuto rispetto alla settimana precedente raggiungendo 3.508.000 spettatori e il 20-54% di share. Il conduttore Rai può dunque sorridere, andare contro un format così amato come C'è posta per te non è semplice, ma il suo show, che vede nel cast concorrenti non famosi, si sta difendendo bene ed è salito 7 giorni dopo la puntata d'esordio. Gli ascolti TV del prime time di sabato 14 gennaio 2023. Italia sì di Marco Liorni su Rai 1 dà del filo da torcere a Verissimo di Silvia Toffannin. In onda da tempo con il doppio appuntamento settimanale.